Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi siamo ospiti di Simone Tonoli, ragazzi, che conoscete tutti ovviamente nel suo laboratorio, ragazzi. Ho visto di quelle cose incredibili, ragazzi, bellissimo, mi prenderai tutto, ragazzi. Lascio la parola a Simone che adesso ci porta a vedere il suo lavoro. Ciao a tutti, sono Simone, tanto ve l'ha detto lui. Vi porto a vedere un po' di robe e vi faccio vedere un po' di affilature, un po' di modelli e tutto quanto. Se volete più informazioni su prezzi, misure, cose disponibili, non disponibili, eccetera, modelli, andate sul mio sito simonetonolli.com, così avete già un'idea. Poi chiedete pure se avete altre domande. Grazie mille. Andiamo a vederlo insieme. Allora dai Simone, raccontaci un po' di te, Da quando hai iniziato? Ah, bene, allora, ho iniziato a fare il primo coltello a 17 anni per gioco, diciamo. Sì? Classico, flessibile, carte varie, così. Poi dopo, tra una conoscenza e un'altra, ho trovato Cesare Tonelli, che tra l'altro è del paese dove abito, quindi amico di mio papà da ragazzini e tutto quanto, e mi ha insegnato a fare i coltelli come si deve, quindi mi ha insegnato a usare la levigatrice, la geometria, ad affilare, tutto quanto. E poi dopo, vabbè, io ho preso la mia strada, un po' di università, ingegneria meccanica, poi sono scappato e, e ho cominciato a fare questo di lavoro. Nel 2016 ho aperto l'attività e a fine del 2016 ho comprato centro di lavoro, CNC, una mossa un po' folle, però ad oggi, dopo quasi 4 anni, sono super contento perché in Italia non c'è nessun artigiano che può costruire coltelli con la sua macchina a controllo numerico, e ne sono molto contento perché è una cosa differente, posso gestirmi tutte le fasi della produzione internamente, sì, sì. Faccio fare fuori solo la tempra nel Niolox perché è un po' particolare da temprare a caso, poi vabbè i volumi che faccio mi diventerebbero un po' complessi, sì, da temprare da solo, quindi faccio fare la tempra a una ditta specializzata sotto vuoto, tutta una roba fatta bene. Ragazzi, per me che affilo a bacchette, vedere affilare a pietra il risultato dopo due passate è veramente incredibile. Vabbè, adesso è pronto, adesso gli diamo una stroppata giusto per dopo. Io faccio la prova della carta perché mi dà l'idea se ho lasciato in giro qualche punto magari esattamente. Un po' più con qualche briciolino in giro, che cosa, e allora faccio la prova, solo per quello. Io affilo tutti i miei coltelli a pietra perché è come mi riesce bene, mi piace, poi per me i coltelli si affilano così e basta. Sono un po' quindi nazi. Io sono assolutamente escluso. No vabbè, ma ognuno si affila i coltelli come riesce, come può, perché essenzialmente quello che ci interessa è il risultato. Certo. Però a me piace così, adesso con queste pietre nuove che ho preso sono ancora più contento perché ci metto la metà del tempo di prima, il risultato è ottimo. Puoi dire il nome delle pietre? Allora, sono delle Shapton Pro, questa è una 1000 e quell'altra è una 5000. E otteniamo già un'ottima finitura. Più avanti vorrei prendere anche una 12.000 proprio perché mi piace esagerare. Però funziona abbastanza bene, cioè funzionano super bene. Ovviamente non per uno che affila poco e non vuole spendere tanto per comprare delle pietre, magari è un po' tanto la spesa. Però per me che affilo che praticamente hanno, tutti i giorni, subito. Siamo, calcola, le due pietre spendi 130 euro. Ok. Una roba fattibile comunque. Sì, costano una 50 e qualcosa, l'altra 70 e qualcosa, sì. Comunque il prezzo è abbastanza alto, però
per uno che non ha fila tutti i giorni non le cambierà mai nella vita. Certo. Non le durata mai. Infinita. Sì, 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 la durata, calcola che questa qui, che era una 6000, che è molto più morbida di queste, l'abrasivo è ossido d'alluminio, invece queste qua sono ceramica. Sì. Ha un, proprio una durezza anche dell'impasto differente. Questa qui ci ha fatto 3 anni e mezzo, 4 anni di lavoro. Hai voglia. Con me, quindi sì, sono infinite praticamente per uno 600 che... coltelli circa. Certo. Più o meno, quindi diciamo che ne ha fatto un sacco. Bene. Adesso ragazzi andiamo con Simone a vedere i suoi lavori. Vi faccio vedere una carrellata di un po' di coltelli pronti o più o meno pronti, così ve li faccio vedere anche tenuti in mano, vi dai un po' un'idea della dimensione. Allora, partiamo dal centro. Rook Real Utility Knife, l'ho disegnato per essere un coltello piccolino, compatto, super ergonomico, che veste mani piccole come le mie, mani grosse, eccetera. Chi ha una mano molto grossa magari si trova l'impugnatura un po' verso il centro della mano, ma essendo fatta a palla resta comunque comoda. 3 mm e mezzo, questo qua in finitura raw, quindi con i segni della molatura, poi acidato e burattato. Guancetta in G10 Giada. Poi lo stesso modello ce l'abbiamo in versione un po' gentleman, quindi con le guancette in micarta avorio, spaziatori rossi e lama satinata, che ha un gusto un po' retro. E poi c'è sempre lo stesso modello con abbiamo lo stesso modello con molatura stonewashed, liscia, guancette in G10 verde e spazzatore nero. Dal Rook ho costruito l'Ibex, che è la stessa impugnatura, stessa dimensione totali, ma al posto di avere la punta modified tanto, ha una punta shiftfoot. Guadagni in lunghezza di filo dritto, quindi per alcune task io lo trovo quasi meglio del Rook. È una questione dei gusti personali. Poi abbiamo i fratellini un pochino più piccoli, RAM e Drop RAM. Essenzialmente sono quasi uguali, ma nascono come neck, un po' più grossi. Stessa forma, hanno degli scarichi interni diversi, perché sono fatti per avere un anello più grosso nella parte posteriore, e sono più piccolini. Si possono avere con il paracord, oppure con le guancette smontabili che vanno a installarsi nell'asola. Poi, rimaniamo ancora sui fissi. Serie Wild, quindi Wild Elk e Wild Moose. Sono due coltelli che riprendono un po' l'impugnatura dei Rook e dell'Ibex, ma ovviamente con dimensioni molto più importanti. Questo, che è la versione corta, fa 23 cm di lunghezza totale e 11 di impugnatura, è stato pensato per essere usato nel bosco con un seghetto pieghevole, in modo da avere un kit piuttosto compatto, leggero, per fare tutte le cose bushcraft, diciamo. Ha un bel peso, spessore 5,7 mm. Questo è con la lama satinata, ma ovviamente si possono avere con tutte le varie finiture. Il fratello maggiore Wild Moose, questo è un bel giocattolone, sempre da bosco, ha le stesse caratteristiche dell'altro, però è da 29 cm. La lama è da 17, quindi comincia ad essere un bel bestione. È super divertente da usare per cioppare, per spaccare, fare di tutto. È molto 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 divertente. Adesso passiamo ai chiudibilini. Partiamo dai più piccolini, i clutch, chiudibilini a frizione
sono molto piccolini, carini. Abbiamo tante versioni diverse. Il prezzo è di 100, parte dai 100 euro, però vabbè, sui 100 euro abbiamo G10, micarta, legni esotici come questo che è in bocote, che è molto bello. A me piace, è il mio legno preferito il bocote essenzialmente, quindi per quello va sempre come scelta primaria. Poi c'è la versione blackout, che è con la lama e le viti in gun coat, quindi rimane tutto completamente nero, che è molto molto bello. Questo è uno un po' speciale con il fat carbon black camo, che praticamente è fibra di carbonio stesa in maniera che una volta lavorata rimane quasi camouflage ed è molto molto bello. Costa un pochino di più, ma ne vale la pena. Poi abbiamo sempre molto EDC, quindi piccolino, rimane lo slip joint, quindi questo qua è un chiudibile senza blocco, ma a molla semplice. Ragazzi, entra la mia voce orribile, questo è veramente da far innamorare le persone, veramente, appena sono arrivato l'ho visto subito. Grazie Floriano. Piccolino. La accoppiata perfetta è con una torcia piccolina AAA e ha più o meno la stessa dimensione, per capirci, o la IT3T. Adesso magari dopo ve la faccio vedere. Ed è molto molto carino. Lo puoi tirare fuori al ristorante, metterlo lì, non si accorge nessuno, non si scandalizza nessuno, visto che al ristorante c'è sempre dei coltelli terribili. E poi comincia a diventare un po' più grande la storia. Maniac, qui abbiamo un coltellino che in totale è 20 cm e mezzo, 8 cm e mezzo di lama. La forma è molto lineare. È un front flipper, gira su Teflon, però viaggia anche abbastanza in fretta. Il sistema di blocco è un liner incastonato come su tutti i miei chiudibili col blocco. Praticamente c'è una tasca, due perni centrali di riferimento e abbiamo un liner come fosse un liner lock, però non si vede il liner, è tutto nascosto, molto leggero, molto comodo, super sicuro il sistema di bloccaggio e basta. E poi arriva il più grosso di tutti, questo è il Wolverine, flipper su cuscinetti, distanziale in titanio, la molla è sempre in titanio. Veloce, 21 cm e mezzo. Poi cosa vi posso dire? Clip a filo anche per il Maniac. Queste le ho fatte fare sul mio disegno. È molto bello. Bellissimo, bellissimo, non molto bello. Cosa vi posso dire d'altro? I miei coltelli sono quasi tutti in Neolox perché è un ottimo compromesso tra tenuta del filo, inossidabilità e tutte quante le cose positive che può avere questo acciaio. La cosa negativa che a voi non interessa è che si fa fatica a lavorarlo. Adesso vi presentiamo qualcosa di nuovo. In realtà è un remake di un mio design vecchio. Partirà in esclusiva per il gruppo e adesso ve lo faccio vedere. È un piccolo neck. Non vi aspettate niente di gigantesco, però secondo me ne vale la pena. Adesso è tutto nero perché è stampato in 3D, proprio come prototipo. Ragazzi, già ho fatto io la figuraccia dicendo che non volevo colore acciaio. Non avevo capito che era stampato in plastica, ma vedevo il video dal campeggio in 2K praticamente. Non vedevo bene. Voilà, è un Eccolo piccolo lì, necchino. ragazzi. È molto piccolo, però ha un'impugnatura abbastanza interessante. Un design un po' modernizzato rispetto ai miei soliti, mi sono sbizzarrito un pochino. Avrà la lama ovviamente molata piatta con le righe CNC come fosse questa. E niente, affilato come i miei soliti, foderino in kydex, acciaio Neolux. La dimensione è intorno ai 12 cm totali, 5 cm di lama, qualcosina di più, anche 6. 6 cm di lama. E tutta sfruttabile ovviamente perché il filo comincia dallo spigolino qua che viene arrotondato giusto per non lasciarci le dita ogni volta e basta.
Ragazzi, è stato un piacere essere ospiti di Simone, nonché un onore, mi ha fatto vedere tantissime cose. Ragazzi, saluti di Simone e poi vi faccio i miei. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video, magari ancora insieme. Assolutamente, assolutamente. Ragazzi, buona giornata e ciao!